Ciao a tutte patatini e patatine, benvenuti in questo nuovo video. Sono assente da parecchio tempo e vi devo delle spiegazioni enormi. Non sono al massimo della mia forma, sia mentale che fisica, perché è accaduta una cosa brutta purtroppo a mio padre. Se vi interesserà, per chi magari mi segue da tanto, sa che mio padre già soffre di una grave malattia. Non ho mai spiegato quale, cosa, mai spiegato. Però purtroppo non sta bene, non è stato bene ed è peggiorato. Ed è successa una cosa brutta, insomma, poi comunque se vi interesserà in un altro video, magari successivamente a questo, se avrò voglia, ve ne parlerò. E comunque mi tocca fare questo video, dico mi tocca perché comunque è nel rispetto delle aziende che mi hanno inviato questi prodotti. E mi tocca fare questo video appunto perché nonostante questa settimana e più io non mi sia fatta viva, è perché proprio non me la sentivo, cioè YouTube, come vi ho sempre detto, per me è un hobby e basta. Cioè se posso e se riesco, se non ho proprio la condizione mentale giusta, non mi ci metto dietro, quindi ho proprio lasciato stare i social. Molte mi hanno chiesto che fine avessi fatto e non mi andava proprio di rispondere. Spero di non rattristarvi troppo. Comunque io sono dotata di un gran sorrisone che anche nei momenti tristi mi fa compagnia. Io voglio parlarvi di cose belle e mi voglio anche un po' tirare su di morale io, quindi parliamo di cose belle. Allora, le aziende di cui vi parlo, da come avete letto dal titolo, sono messi i titoli cioè i nomi delle aziende, ossia Benefit, che povera Benefit, aspetta questo video da un sacco. E io ho aspettato anche perché prima dell'accaduto non sapevo bene le date di uscita, non erano ancora sicure e quindi non potevo annunciare prima mica di fare casino. Vi annuncio questi tre prodotti di cui uno sul sito di Sephora.it non ho visto. Comunque sono Majorette, il blush che si trasforma da effetto cremoso a effetto cipriato. È molto molto bello perché è il classico blush effetto pescato, un po' semi bronzer assomiglia. Ovviamente mi vedrete adesso con una videocamera anche diversa perché poi vi spiegherò tutto più avanti. Comunque questo è questo è il blush, molto molto bello e ha questa copertura in plastica che voi togliete e questo si presenta con questa forma proprio di, non so, a me sembra un sole, non vorrei poi fare una gaffe. E questo è il prodotto che, come vedete, è in crema e poi appena steso rimane semi trasparente, lascia proprio quell'effetto colorito. E poi sembra quasi un velo di cipria, cioè praticamente non ve lo sentite più addosso. La durata purtroppo, tesori miei, non ve la so dire perché so che non è una review fatta bene, però davvero ne sono capitate tante. Non ho avuto modo di provare perché il trucco per me era passato all'ultimo piano di queste cose, cioè proprio non ci ho pensato al trucco. Quindi non ho potuto provarle come si deve. Questa l'ho swatchata più volte, l'ho provata, ma non ho visto effettivamente la durata sulla mia pelle, quindi non vi so dire più di tanto. A me come packaging, come prodotto in sé mi piace tantissimo perché, come sapete, potete dire quello che volete, a me la Benefit piace. Il packaging esterno è carinissimo perché si presenta in questo modo, di cartoncino duro con questa parte in plastica e all'apertura è magnetica. Con questo specchio bellissimo, mi piace davvero tanto tanto. Il secondo prodotto che vi mostro è Batina, semplicemente favoloso perché è un prodotto molto ammiccante, come ha detto Alessandra. Ed è questo, si tratta di questo profumo per corpo e capelli, assolutamente no sul viso. E potete applicarla, a parte il viso ovviamente, in qualsiasi parte del corpo vogliate. È un prodotto carinissimo perché si presenta in questa boccettina, tutta cromata, e non è un argento. Cioè, non lo so, a casa mia non sembra un argento e basta, sembra un argento violaceo. Questo è il prodotto da vicino e come vedete ha questa parte con questa pin-up. Molto vintage anche il packaging, come potete vedere, bellissimo, davvero da avere sulla propria toeletta. Ha un profumo eccezionale, veramente. Cioè, lo potete spruzzare sui capelli per profumare, insomma. Allora, non è forte, è un profumo, non so mai definire i profumi se sono tipo fruttati o dolci o, cioè, sì. È un mix, cioè veramente io non sono capace. Comunque se vi andate a leggere l'essenza sul packaging o sul sito, se lo trovate quando lo metteranno, è veramente molto molto buono. È sexy, ecco, diciamocelo. E ultimo prodotto che mi è arrivato è l'Instant Comeback Siero appunto viso. E questo è un prodotto che costa parecchio, visto, però è, come si sa, i prodotti Benefit già costano di suo e anche i prodotti di skincare costano molto. Non voglio stare qua a parlare di prezzi, comunque sono prodotti, ci si può trovare bene come ci si può trovare male. Io lo ripeto in ogni video quando spiego di Benefit perché in tanti mi dicono poi, ma costa un parecchio i prodotti Benefit. Ragazzi, costa un po' tutto, diciamocelo, cioè dell'alta profumeria costa un sacco. E sta a voi decidere come spendere cioè, i vostri soldi. E parlando di questo siero, lo potete stendere o la mattina o la sera o prima della vostra, come si dice, della vostra base o come singola base, nel senso base io intendo crema viso, ecco.
potete utilizzarla come vera e propria crema viso, o potete utilizzarla anche come un trattamento intensivo da notte. Sono sincera, non l'ho testata benissimo, quindi non vi so dire se li vale o no. Vi saprò dire più avanti se mi capiterà di recensire tutta la skincare, quindi di benefit, di farvi sapere più a fondo come sono, perché vorrei prima provarli tutti quanti e poi farvi un'intera e generale review. Questo packaging è simile all'altro, però anche questo ha un effetto azzurro cromato bellissimo. E è simile appunto a quell'altro che vi ho fatto vedere, stesso erogatore e stesso tappino simil sughero. E niente, questi sono i tre prodotti benefit. Adesso parto a raffica con le altre marche, aggiungo, io chiedo scusa alle aziende italiane che capiscono, quelle straniere non credo che capiscano molto, però chiedo scusa alle aziende italiane, tra cui Benefit, adesso le prossime che vi faccio vedere, perché non ho potuto farvi video singoli e più elaborati eccetera eccetera, però davvero è un periodo no. E passo a Jewel Candle. Mi hanno inviato altre tre candele, come sapete io con Jewel Candle ho già collaborato molto tempo fa, e mi avevano inviato le edizioni limitate, io convinta che le edizioni limitate fossero quelle col vetro, invece no, le classic edition sono quelle col vetro. Quindi se voi volete scegliere le candele, mi raccomando, se vi piace l'effetto con la giara che vedete qua sullo sfondo, e sarebbero praticamente queste con la giara di vetro, scegliete le classic edition, perché le limited edition sono praticamente senza giara, sono quelle che avevo fatto vedere nel vecchio video, comunque se vi ricordate. Ho scelto Passion Fruit, che è quella gialla che vedete là dietro, Sweet Cupcake e Cookies and Cream. Avevo messo che sono fatte di cera di palma, infatti sono completamente naturali e cioè hanno un profumo davvero buono, forte. L'unica pecca, appunto, essendo di cera di palma, in questo periodo tendono ad arrivare semi sciolte, ma a me sono arrivate integre. Sono un po' mollicce, comunque anche in questa stanza fa più caldo rispetto alle altre, sono rimaste un po' mollicce, però meglio per voi, perché come sapete le Jewel Candle, se non lo sapete, hanno il proprio gioiellino all'interno, quindi voi scegliete la vostra candela in base a quello che volete trovarci dentro. Io ho scelto due ciondoli e un anello, tra cui una sta bruciando, che dovrebbe essere l'anello se non erro, e appena salirà in superficie, se riesco a farvi l'altro pezzettino di video, lo vedrete tipo adesso di cosa ho trovato. E ogni gioiello che trovate al suo interno ha un valore, non c'è scritto il prezzo del valore del gioiello che troverete, perché almeno in Italia se non erro è illegale. E comunque, se volete sapere il valore del gioiello che trovate al suo interno, basta andare dal vostro venditore, sì ciao, dal vostro orafo di fiducia o da un orafo normalissimo, e chiedere quanto vale questo. Comunque sono tutti minimo, diciamo, argento, cioè non trovate roba scadente all'interno. Trovate comunque un minimo di metallo pregiato, ecco, non trovate ferraglia varia. Le avete già viste comunque in questa edizione, non le avevate viste almeno sul mio canale, e sono tutte così in questa giara enorme, bellissima. Se non sbaglio ci sono anche più piccole, e se non sbaglio anche più grandi di queste, tutto dipende dal sito, comunque voi vi girate, guardate, vi metto tutti i link sia di Benefit che di queste, di tutte quelle prossime che vi farò vedere degli altri siti nell'info box. E che dire, veramente sono profumatissimi, davvero non so più che dirvi di questa azienda, io ve la straconsiglio perché mi piace un sacco, anche la spedizione è stata veloce, è arrivato tutto ben imballato, favolose davvero. Passando a un'altra azienda molto molto carina, anche questa è stata a tempi di consegna velocissimi, stra simpatici, non italiani, stranieri, questa collana che ha anche Hey Claire. Sono rimasta tipo così, no? Che fighissima sta collana d'oro, placcata d'oro, c'è anche tutta d'oro che costa mi pare meno di 300 euro, e poi ci sono anche quelle con i diamanti che costa mi pare 2000 euro, cioè favolosa ovviamente. Questa costa se non erro sotto i 200, se non erro, ed è placcata d'oro, c'è placcata in argento, tutta in oro, con gli strass, senza strass, con diversi font. E questa qui è la mia collana, con scritto Gloria Fair, bellissima, ed è fatta in questo modo. Allora, io ho scelto in questa misura che mi arriva appena sotto le clavicole. Oddio che non mi le clavicole. Ed è veramente carinissima perché ha la catenina tutta compresa, e vi arriva tutta insieme. La catenina veramente tanto tanto sottile, ma ovviamente bella solida, perché io l'ho messa a dura prova, ce l'ho su da quando mi è arrivata, non l'ho mai tolta e la amo. Ovviamente quando vado in doccia la tolgo perché non vorrei mai che si rovinasse. Io ho scelto questa perché mi piace, non mi piace né troppo lunga né troppo stretta, in questo modo è favolosa. E si chiama One Place il sito, non ve l'ho detto, si chiama One Place ed è favoloso davvero, c'è un sacco di anche anelli e bracciali col nome, anelli col nome, cioè fantastico. Voi potete fare simulare un acquisto, quindi mettendo il vostro nome, e vi fa vedere il font come viene, quindi se non vi piace in un determinato modo provate con un altro font. E niente, l'altra azienda, adesso passando all'altra successiva, è New Dress. New Dress, io diciamo che ero contentissima di collaborarci, poi mi è arrivata la roba, anche qui
tempi d'attesa minimo una settimana, meno di una settimana mi è arrivato tutto. E sono rimasta delusissima, ragazze, perché in una collaborazione non dovrebbero farti pagare niente. E invece loro cos'è successo? Mi è arrivato il pacco, dovevo pagare 45 euro. Te li devo pagare perché ho preso un sacco di roba. Paghiamoli, ce li avevo. Ho detto, sì, come se mi sono fatta un rifornimento di vestiti e cose. Ho scritto all'azienda e gli ho detto, guardate, non vi faccio il video con i link perché ho pagato, e come se ho pagato la mia roba. Però loro cosa hanno fatto? No, 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 Gloria, tranquilla, ti ridiamo i soldi. Ho ricevuto i soldi che ho speso, quindi sono stata contenta di questo. E quindi ho detto, vabbè, dai, li faccio vedere nel video queste cose e metto nell'info box questi benedetti link. Perché come sapete i link servono a loro per vedere quante persone delle mie iscritte cliccano tramite il loro link e quanto gli ho fatto visualizzare la pagina tramite me, ecco, tramite voi. E allora, le cose sono alcune scadentissime. E adesso non ne parlo male perché, cioè no, veramente, quando ho aperto il pacco, a parte che puzzava tutto, ma si sa perché sono fatte tutte di roba, quasi tutti di roba chimica, ma tutte le cose che ho scelto, a parte che mi hanno mancato 4 capi che avevo scelto, cioè la lista del carrello, e loro non mi hanno messo dentro 4 capi, e infatti ho detto, vabbè, tanto non li ho pagati. Questo ve lo dico perché se voi fate un ordine su sto sito, che costa tutto poco, poi andate a vedere spese di spedizione a manetta, quindi già da lì una bufala, tipo semi dress. Quindi sono quei siti dove dovete comprare poco alla volta e fare tanti ordini, in modo che pagate sempre spese di spedizione basse. Funzionano così. Si aspetta dei vestiti almeno fatti bene. No, davvero. Cioè, no. Gli occhiali sono favolosi. Questo video sarà lunghissimo come quell'altro. Occhiali bellissimi. Questi sono modello vintage cat eye. Davvero belli, con il profilino, la montatura nera opaca, carinissimi anche questi, con la lente nera. Questi similissimi con la lente semigialla, ma cioè nera marroncina, ecco, non so come spiegarvi. E questa parte qui invece è tartarugata. Questi sono tondi con questi profilini e le asticelle dorate, montatura nera lucida, lente nera. E ultimi, questi tutti di plastica trasparenti con i profili neri e simulare tipo quasi un disegno da lontano, con queste lenti stra gialle. Allora, gli occhiali sono bellissimi, sapete, io sono una pazzita di occhiali, se non lo sapevate, voilà. E questi sono, cioè, fatti bene, sono occhiali, nel senso, sono fatti bene. Poi ho preso loro, e loro sono 5 pennelli, 5 pennelli viso che sono fatti con ovviamente pelo sintetico, alcuni sono spelucchiati, infatti alcuni già hanno il pelo fuori, come potete vedere. Sento qua che c'è il pelo fuori. L'intero set meno di 6 dollari, veramente bassi. Cioè, sono cose davvero che costano un cacchio. Sono le spese di spedizione, che se prendete troppa roba, il peso, tutto quanto si alzano. Ah, e ripeto, io con questa azienda non ci ho mai collaborato, per quello che vi dico così, che non mi ci trovo, perché collaborando con le solite che mi trovo veramente bene con questa. Poi c'è questo che è un piercing per l'ombelico, classica manata per mettere a fuoco la videocamera. Questo è piercing per l'ombelico con questo acchiappasogni azzurro, non potevo non prenderlo. E ancora non l'ho messo perché, vabbè, prima lo dovrò disinfettare. Guardate, ma ho cambiato il piercing qua e quindi mi gratta sempre il naso, mi toccherò sempre il naso. Non è perché sto dicendo una bugia, come si dice. Poi ho preso tutte queste cose che veramente a farvele vedere io non ho idea di come farvele vedere. Questa maglietta che è un crop top a maniche lunghe di cotone, questa è fatta è un cotone normalissimo, però cucita un po' alla Cats the Gang. Questa tuta che è ridicola, davvero, io non so perché l'ho scelta. All'interno è fatta di pile ed è azzurra, che sul sito sembrava un bel azzurro Tiffany, invece è un azzurro cielo, cioè tristissimo, tipo le tute dei bambini quando vanno all'asilo. Con il sopra è tutto insieme, la vendono tutte insieme. Il sopra fatto interno trapuntato così, col cappuccio. Questa credo che la utilizzerò tipo d'inverno come pigiama o tuta da casa. E il sopra, in teoria poi sarebbe sotto questa. Quindi se uscite di casa o fa troppo freddo vi mettete sopra questa, che è una semplicissima felpina. Poi c'è questa camicetta che sul sito non era così stropicciata, ma è arrivata così, veramente, ve lo giuro. Vederla così non sembra, cioè sembra veramente uno sputo di tessuto. E ha queste maniche che dovrebbero arrivare appena dopo il gomito. E boh, non so come farvele vedere, cioè davvero una camicia semplicissima. Ho preso robe davvero schifose. Questa che è tipo l'altra che avevo fatto vedere nell'ultimo video haul. Qua questa parte in cotone, questa parte tipo simil pizzo. Questa sembra carina, però anche questa bisogna vedere addosso. Ed è arrivata già rotta, cioè già scucita questa parte. Pensavo fosse fatta apposta, invece poi ho guardato, no, è proprio scucita. Poi mi è arrivata questa che tra l'altro l'avevo tolta dal sito perché avevo superato il budget, l'avevo cancellata tramite loro e ho detto no, allora toglietemi questa.
E loro m'hanno lasciato queste e mi hanno tolto altre cose. Cioè, io veramente non ho ancora capito come hanno ragionato. Cioè, questa è leggerissima, questa parte in cotone, la parte davanti. Dietro è tutta trasparentata ed è un crop top anche questa che simula una specie di... Non lo so. Anche questa però vedi è strana, perché quando la mettete mi sa che questa parte alta non arriva al seno. Arriva più su, quindi mi sa che è una di quelle magliette proprio studiate male. Questa è inutile, io la faccio vedere, è davvero una semplicissima camicia bianca con cuori neri. Questo tessuto è un tessuto morbido e non so come un chiffon morbido al tatto, davvero. Questa qua è fatta benino, però giustamente vanno stirate, cioè lavate e stirate. Poi c'è questa che è tutta nera, forse questa è quella che hanno tutti i siti e non so se loro ne hanno fatto una copia perché non è poi identica alla foto. Perché questa parte dovrebbe stare praticamente in questa zona, ma è troppo stretta e non ha elastico, quindi credo che arriverà in questo modo sopra e farà effetto bombolone, bignè. E cucita, cioè nel senso è fatta ai ferri, ovviamente non è fatta veramente ai ferri, è fatta da una macchina, però è la classica, il classico maglioncino ai ferri. Ai ferri, ai tempi avevo detto maglioncino ai ferri, a bistecca su ai ferri. Anche qui un altro crop top in cotone, cucito a Katzdecan, tutto a righe più fitte in questo caso. Sempre a righe, non so, io mi sento un po' una carcerata, quando ho scelto mi sentivo evidentemente carcerata. Questo è fatto invece con questi buchetti sulle spalle, quindi rimane in questo modo. E questo invece ha sempre le maniche dei tre quarti, è lunga con la parte davanti più corta e la parte dietro più lunga, quindi questo è carinissimo sui jeans o sui leggings. Un altro crop top, io ho pensato, quest'inverno metterò tanti jeans a vita alta perché sugli altri siti ho ordinato un sacco di jeans a vita alta, dovrò comprare più crop top perché sto stando da Dio, dai. E quindi ho preso questa, che anche questo è un cotone stramorbido. Questa è carina, mi piace, ma questo cotone molto... Lo chiamo cotone sciallo io, però capitemi, molto morbido anche al tatto. Due gonne, due skater skirt, una bordeaux vinaccia e l'altra nera. Oddio, ti ringrazio, l'ultimo capo, questo leggings schifosissimo sul sito sembrava bellissimo, cioè ma chi ci sta qua dentro? Neanche un piede ci entra. No, davvero, neanche un braccio, ma che è? Cos'è? Cos'è? Un coprispalle? Dovrebbe essere un leggings, jeans, un jeggings? Ma anche qui ho preso la taglia più grande, era un XXL, ragazze. Cioè, non so come dirvelo, davvero, io non ho parole. Loro quanto cacchio sono magri, piccoli. Vabbè, fatto in questo modo, poco elasticizzato, quindi no, questo non l'ho ancora provato perché puzza proprio di chimico, non vorrei mettermi sulle gambe roba che poi mi fa corrodere la pelle. Prima lo lavo e poi lo proverò, ci sarà da ridere. Davvero, abbiamo finito su questo sito due parigine altissime, un paio grigie e un paio nere. Queste sembrano le uniche cose decenti insieme agli occhiali. Questo è tutto, lavorerò tutto. E manca solo l'ultimo sito che è Bag Ink. Come sapete nell'altro video ve l'avevo già fatta vedere la borsa, quella marroncina. E pochi giorni fa mi era arrivata questa qua grigia. E praticamente è identica a quella marroncina, solo che questa appena mi è arrivata aveva il classico proteggispalla che, cioè, testimoni mio fratello e mia cognata, si è spaccata. Era proprio di cartoncino, si veniva via come niente. Quindi tutta la borsa credo sia fatta così perché è proprio al tatto sembra fatta così, o almeno sembra questo pezzo. La borsa in sé spero di no perché è leggermente più duratura, non so, sembra più... Oh, non so se è fatta in pelle, cioè a me è sembrato perché non sembrava pelle, capito? Cioè non mi sembra pelle questa roba, ma poi magari vado a vedere sul sito e vera pelle, quindi non vi so dire. Sotto stessa cosa perché è la simil Rocco Duffel di Alexander Wang, come potete chiamare, e qui ha queste borchie che questa volta sono argentate, non sono dorate come quell'altra che ho io. Mi piace un sacco questa borsa, però spero, cioè, ho paura di ancora di utilizzarla perché ho paura di romperla. Già si è rotto il pezzo del manico e ho paura di romperla, capito? Per quello che ancora non l'ho cambiata. Però davvero è carinissima, vi arriva con una busta, come si dice, con una busta di proteggiborsa e all'interno poi è fatta bene, cioè questo non posso non dirlo, questa è fatta, cioè, sono fatte bene. Però se posso consigliarvi, se vi piace la simil Rocco Duffel, o andate su quella in vera pelle nera o marrone, o se non erro c'è un altro colore, sì, camel, che mi pare che è finita. Se volete prenderla grigia, a me già si è spaccato il manico, non ve la consiglio perché comunque costano sopra i 100 dollari, quindi no, vi consiglio piuttosto di spenderne magari qualcosina in più e prenderla fatta meglio.
E cioè, fatta meglio, fatta uguale, però con la pelle che non si spacca, capito? Ho un gran mal di testa perché sono notti che non dormo e ripeto, questa cosa mi ha un po' ucciso. Però sono contenta di aver comunque girato questo video e ho dimenticato, diciamo, i problemi della vita. Anche se adesso ci sto ripensando, un po' mi rattrista, però comunque sorridiamo, ripeto, qualsiasi cosa accada. L'importante è sorridere, anche se è davvero davvero dura se ti capitano queste cose, specialmente ai parenti più stretti. E adesso non so, ci penso un po' spegnendo adesso la videocamera, magari vado di là, bevo un po' d'acqua, vedo se ho la voglia di raccontarvi cosa mi sta succedendo e del perché sono mancata e del perché magari mancherò ancora un po' di giorni fino a che non sappiamo come muoverci. E io spero che alle aziende non abbia davvero dato fastidio questo video fatto un po' davvero di merda, ripeto. Io posso fare questo, nel senso, in questo periodo è così, se no mi spiace davvero. Spero che comunque a voi non abbia dato fastidio che di seguito ci sia stato un altro video collaborazione. Io so che alle più strette non è così, perché so che basta che vedono un mio sorriso e si rallegrano la giornata. Parlo con quelle veramente strette, con quelle che mi sento davvero vicine, quindi vi amo anche io davvero, senza di voi io sarei persa. E niente, ci vediamo al prossimo video, spero prestissimo. Se non è così, aspettatemi che tornerò forte e sorridente ancora. Vi amo. Ciao patatine e patatini.